Kate, duchessa di Cambridge, mette la regina al primo posto con la sua decisione di trascorrere la vigilia e il giorno di Natale con sua maestà piuttosto che con la famiglia Middleton, ha detto un autore reale. Kate ha messo la regina e il dovere prima di sé negli ultimi anni scegliendo di trascorrere la vigilia e il giorno di Natale a Sandringham con sua maestà piuttosto che con i suoi genitori. Secondo l'esperta reale Katie Nicole. L'autore ha dichiarato, nei primi anni in cui erano una famiglia, hanno cercato di alternare il Natale, un anno con la regina e la famiglia reale e l'anno successivo con i Middleton, ma Kate e William hanno messo il dovere prima di sé e possiamo vedere questo, ora più che mai, parlando con OK Magazine, ha aggiunto, quindi c'è un sacrificio da parte di Kate perché il Natale è una cosa molto grande per la famiglia Middleton. Ma mettono la regina al primo posto e si assicurano che siano lì la vigilia di Natale e il giorno di Natale a Sandringham. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno trascorso la maggior parte dei Natali a Norfolk con la famiglia reale sin dalle loro nozze nell'aprile 2011. Da quando ha ricevuto il titolo di duchessa, Kate ha trascorso il Natale con i Middleton nel Berkshire solo nel 2012, quando era incinta del principe George, e nel 2016. L'unico Natale che non hanno festeggiato con la regina negli ultimi 5 anni è stato l'ultimo, a causa delle restrizioni Covid in atto. L'anno scorso la regina ha annunciato all'inizio di dicembre di aver deciso di non ospitare la sua famiglia a Sandringham House. Piuttosto, ha detto che avrebbe continuato ad autoisolarsi al castello di Windsor con suo marito, il principe Filippo. Quest'anno, tuttavia, una fonte ha affermato che Sua Maestà ha informato i suoi cari che non vede l'ora di ospitarli a Sandringham House. Ciò avviene sulla scia di un problema di salute che ha spinto i medici reali a consigliare alla regina il 20 ottobre di svolgere solo compiti leggeri per il momento.